Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di un discorso che riguarda le logiche di progressione, ossia abbiamo il nostro macrociclo annuale, lo dividiamo in diversi mesocicli di lavoro e ogni mesociclo utilizziamo una progressione, bene o male, una periodizzazione, uno schema, ok? E lo periodizziamo per l'appunto e lo utilizziamo in maniera successiva nel corso del nostro macrociclo di allenamento, nel corso della nostra carriera, vogliamo. Ci sono tanti metodi di allenamento che sono stati proposti, ogni metodo è differente, ha dei fattori differenti e il discorso di base è che ogni metodo sembra essere vincente ma al tempo stesso perdente. Abbiamo dei feedback molto diversi. Perché? Perché in realtà se andiamo a vedere è vincente nel momento in cui viene inserito e contestualizzato al momento giusto. Quindi di base questa è una domanda che mi è stata fatta in un cliente che è molto interessante, ci volevo dedicare un video perché in una storia di Instagram non ci si riesce a rispondere. Come utilizziamo e come possiamo utilizzare le progressioni? Cioè c'è una logica nel cui utilizzare, secondo la quale utilizzare diversi metodi? E c'è, effettivamente c'è, ed è quella logica che permette di fare l'enorme differenza tra un utilizzo sensato, una progressione nel nostro allenamento e un totale disastro, uno stallo, perché utilizziamo i metodi sbagliati, i concetti sbagliati al momento sbagliato. Quindi che logica utilizzare? Allora, iniziamo da un primo concetto, anzi due concetti, l'impatto assoluto e l'impatto relativo. Questo è un concetto che io nel mio libro e nella nostra Academy ho contestualizzato alle variabili d'allenamento, quindi volume, intensità di carico, intensità percepita, quindi effort e densità. Le quattro variabili hanno ciascuna un impatto assoluto e un impatto relativo, però possiamo vedere anche in generale parlando di metodo, che poi ogni metodo è la rappresentazione di un'estremizzazione di una variabile. Però che cosa si intende? Impatto assoluto è l'impatto che un metodo, un concetto, uno stile, ecco, di allenamento, mi piace il termine stile, uno stile di allenamento ha sul nostro risultato ipertrofico. È un impatto assoluto, ce l'ha, e ci sono stili che sono più impattanti e stili che sono meno impattanti, cioè stili che ci danno più ipertrofia e stili che ci danno meno ipertrofia. Basta vedere la differenza dell'impatto assoluto se facciamo un allenamento di PL, un allenamento di weightlifting o un allenamento di bodybuilding. Con quello di bodybuilding l'impatto assoluto a livello ipertrofico sarà maggiore, questo in senso proprio generale. Ma al contempo abbiamo un impatto relativo. Che cos'è l'impatto relativo? È l'impatto che ha quel metodo, nello specifico quello stile, in un determinato momento. Ossia, uno stile che ha un impatto assoluto molto elevato potrebbe non essere l'ideale, non darci in questo specifico contesto un grande risultato ipertrofico. Ma magari uno stile che ci dà, che ha un impatto assoluto inferiore, ci dà più risultati. Banalmente, ci sono periodi in cui se io inserisco una progressione di powerlifting come bodybuilder, ok, il risultato ipertrofico di questa progressione è maggiore rispetto a un allenamento tradizionale in bodybuilding. Com'è possibile se l'allenamento in powerlifting è tendenzialmente meno ipertrofico? Ok? E questo è dato dall'impatto relativo. L'impatto relativo è banalmente un andamento logaritmico, ok? Per chi non ha studiato l'analisi, l'andamento logaritmico è più o meno questo, ossia il contrario di un andamento esponenziale, se volete vederla. Ossia, man mano che io aumento, e possiamo dire generalmente man mano che io continuo ad allenarmi in un certo modo, io sì miglioro, ma miglioro sempre meno, ossia questa curva pian piano fa questo effetto, cioè miglioro, ma il mio miglioramento è sempre più basso, ossia il primo anno che mi alleno con un 4x8 avrò un certo miglioramento, ma il 70° anno che mi alleno con 4x8 continuo a migliorare, ma miglioro sempre meno, è come se fossi saturo, ok, di questo, mi saturo sempre di più, quindi sì miglioro, ma sempre meno. Quindi il concetto è questo, abbiamo questo impatto relativo e impatto assoluto, e questo ci dice tanto già su come utilizzare le progressioni, ossia generalmente mi conviene cercare sempre di stare su stili di allenamento che mi danno grossi risultati ipertrofici, ma non starci troppo, perché sennò finiscono nella seconda metà della curva e quindi il mio risultato è tendenzialmente basso. Ok, quindi da qua il variare. E questo è un discorso che è stato ricollegato al chaos principle, il principio del caos. Ossia, ok, quindi sostanzialmente io prendo, vario, inizio a variare tante cose, in modo che sto sempre alla prima metà della curva, quindi faccio sempre qualcosa di nuovo e ci avrò un buon risultato ipertrofico. Sì, non è esattamente così che funziona, purtroppo. Nel senso che devo utilizzare delle logiche. Qua il discorso della domanda che mi è stata fatta, che era brillante, perché dice: ok, c'ho tante logiche, però c'ho tante progressioni, però c'è una logica. Ci sono delle logiche per cui devo utilizzarle? Sì, ci sono queste logiche. E adesso
Vi spiego qual è il concetto, ed è molto semplice in realtà, poi ovviamente va attualizzato e tra parentesi sto registrando il quinto, sesto modulo dell'Academy su rhinonation.co.uk, trovate il link in descrizione, in cui parlo proprio delle progressioni, quindi diversi schemi di progressione per il neofita, per l'intermedio un po' più intermedio, per l'avanzato e per il super avanzato, l'abbiamo diviso così, quindi sostanzialmente ci sono tutte le logiche che potete utilizzare e nell'Academy in generale c'è tutto quello che potete sapere, quindi per questioni di esaustività vi rimando a quella pagina e al sito in generale. Detto questo, è molto semplice il concetto. Quando vado ad attuare un mesociclo, sostanzialmente il mesociclo deve avere un obiettivo e qua già si distrugge il 90% dei mesocicli, nel senso che molto spesso le persone iniziano un mesociclo ma non sanno qual è il loro obiettivo. Da atleta, che obiettivo hai? Cioè, se posti una scheda, ok, seguo questa scheda, seguo questo mesociclo, qual è il mio obiettivo? E gli obiettivi sono generalmente due. Da una parte voglio arrivare a migliorare una performance specifica, se sto facendo PL sarà una performance massimale, se sto facendo bodybuilding sarà un aumento sulle quattro variabili, quindi il volume, l'intensità di carico sui diversi RM, l'effort, la densità, una di queste. Quindi, miglioramento di una performance specifica e raggiungere l'overreaching. Perché raggiungere l'overreaching? Perché il raggiungimento dell'overreaching, quindi quello stato in cui il corpo arriva al limite, è quello che mi comporta il massimo risultato ipertrofico. Ok, questi sono i due obiettivi. Ora, quando io concludo il mesociclo, avrò raggiunto due obiettivi e avrò quindi due conseguenze. La prima conseguenza, quella data dal raggiungimento dell'overreaching, è una conseguenza diretta ipertrofica, che è quella che vogliamo. Abbiamo finito il mio mesociclo e ho messo X di massa muscolare, quindi sono migliorato, ho raggiunto l'overreaching, il corpo è andato in accumulo di fatica, ha recuperato da questo accumulo di fatica, ha sovracompensato e ho più massa muscolare, quindi è il risultato ipertrofico diretto. Ma alla fine del mio mesociclo io ho anche guadagnato qualcos'altro, ho guadagnato un miglioramento su una performance specifica. Cioè, rispetto all'inizio del mesociclo, non solo sono più grosso, ma sono anche più bravo in qualcosa. In cosa? Posso essere più bravo sulla forza. Ho utilizzato un mesociclo di classico progressive overload, come ad esempio il nostro programma Kratos. Sono sì più grosso, ma sono anche più forte su questi RM. Ho fatto un mesociclo un po' più voluminoso, riesco a sopportare più volume, ho fatto un ciclo più denso, riesco a sostenere più tonnellaggio, eccetera, eccetera. Questo miglioramento di performance è la chiave, perché è quello che mi guida su cosa fare successivamente. Ossia, se io ho guadagnato un qualcosa, è questo qualcosa che io devo riutilizzare su un'abilità su cui ero scarso. E vedete, la gestione del macro ciclo di lavoro di un atleta in generale è questo. Io un atleta, dico ok, facciamo questo mesociclo, ok, sei arrivato all'overreaching, sei arrivato a saturarti perché manca questo piccolo tassello, ok? Magari non riesci a sopportare così tanto volume, oppure non riesci a sopportare il tonnellaggio, eccetera, eccetera, oppure non recuperi abbastanza bene tra le serie, bla bla. Ok, perfetto. Ti faccio fare un mesociclo che mi permetta di guadagnare per questa performance e questa performance la riutilizzo per continuare su questa skill. Faccio un esempio pratico, prendendo come esempio il nostro programma ADE, che è quello un po' più articolato da questo punto di vista, quindi a livello esemplificativo, essendo un programma dedicato agli avanzati, quindi a persone che hanno già un buon livello, è molto molto azzeccato per farlo capire. Allora, ADE è impostato secondo tre, diciamo, un mega mesociclo di lavoro che in realtà è strutturato in tre diverse fasi o tre diversi mesocicli diversi. Il primo mesociclo è un mesociclo abbastanza semplice di progressive overload. Ora, questo mesociclo nel programma non è troppo estremizzato, perché? Perché si presuppone che abbiamo già dei carichi importanti. Per questo io dico sempre di farlo, per esempio, dopo Kratos, che è un programma fatto proprio in progressive overload. Quindi sostanzialmente una prima fase in cui punto ad aumentare il carico sui diversi RM, quindi non il massimale, però voglio diventare più forte sull'8, più forte sul 10, sul 12, sul 15, sul 20, sul 30 RM, più forte in tutti i diversi RM su alcuni schemi di lavoro. Adesso, una volta che sono abbastanza saturo, sono forte su questi schemi, io ho guadagnato un diretto risultato ipertrofico, perché diventando più forte sono anche diventato più grosso, però ho anche guadagnato un'altra skill, ossia sono più forte su questi rep range. Ok, perfetto, da qua che cosa faccio? Vado a rendere l'allenamento più denso. Quindi questa forza che io ho la trasferisco, e ho un transfer, su un lavoro più denso, in cui riesco quindi ad aumentare, a fare uno step successivo, perché è come se questa forza la spacchettassi in diversi grappoli per aumentare il tonnellaggio finale.
e quindi inizio a lavorare su questo. Quindi questo mio guadagno di forza mi permette di aumentare esponenzialmente quello che è il tonnellaggio che io riesco a sopportare in una struttura, in un mesociclo di lavoro, in una scheda, a parità di volume. Quindi il volume è uguale, però questo guadagno di forza mi permette di aumentare poi il tonnellaggio. E quindi c'è una seconda fase che è dedicata alla densità di allenamento, perché non posso continuare a oltranza a progredire sul carico, passo a sfruttare questo miglioramento sul carico per un allenamento più denso, quindi un maggior tonnellaggio. Alla fine di questa fase avrò guadagnato da un punto di vista ipertrofico, perché avrò migliorato la mia densità, ma al tempo stesso ho guadagnato cosa? La sopportazione di un maggior tonnellaggio in allenamento. E come lo posso riutilizzare? Devo anche contestualizzare che l'atleta a questo punto è molto saturo da un punto di vista neurale, quindi non posso continuare a bombardarlo con i carichi, ok? Trasferisco questo tonnellaggio spalmandolo su un maggior volume di allenamento e quindi vado a sfruttare questo miglioramento di tonnellaggio per lavorare con un maggior volume di allenamento e riesco a migliorare il mio volume di allenamento, e quindi alla fine questo miglioramento del tonnellaggio mi si riflette la possibilità di aumentare il mio volume di allenamento, ok? Mantenendo tra l'altro dei buoni carichi perché li avevo ottenuti sbloccati inizialmente. Una volta finito col volume di allenamento andrò a scaricare e potrò ricominciare da una prima fase tornando sul progressive overload, però con un maggior volume di allenamento, un maggior tonnellaggio generale, riuscirò a aumentare ulteriormente i carichi che probabilmente alla prima fase erano arrivati in stallo perché non potevo e non riuscivo a continuare a oltranza. Perché? Perché non avevo la capacità di gestire un simile tonnellaggio. Adesso l'ho sbloccato in un altro modo e quindi così via 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 via. Questo è un esempio, ragazzi, poi ce ne possono essere tantissimi, però il discorso è sempre ragionare non solo su che cosa ho raggiunto da un punto di vista ipertrofico, ma anche che qual è la variabile, la performance specifica che ho sbloccato e riutilizzare questa performance specifica per il mesociclo successivo, eccetera eccetera. Di nuovo, ragazzi, per qualsiasi dubbio potete scrivere qua sotto, ma per questioni di completezza andate pure a vedere la nostra Academy in cui spiego tutto nel dettaglio, potete intervenire facendo domande e potete far parte della nostra super community e del nostro forum in generale, fare là qualsiasi domande, aprire un nuovo topic, ci sono sezioni dedicate ad ogni cosa, e non da meno partecipare ai nostri webinar mensili che facciamo sul sito per gli utenti, in cui trattiamo ogni volta un argomento differente. Con questo è tutto e io vi rimando al prossimo video.